Dai 15 anni e 4 mesi per il sindaco di Farindola, Eugenio Lacchetta, ai 12 anni per l'ex prefetto Francesco Provolo. Ma ci sono anche gli 11 anni e 4 mesi per il tecnico comunale Enrico Colangeli, i 10 anni ciascuno per i dirigenti provinciali Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, e 6 anni per l'ex presidente della provincia Antonio Di Marco e per gli ex sindaci di Farindola, Massimiliano Giancaterino e Antonello De Vico. Quattro le richieste di assoluzione. Per il dirigente regionale Antonio Sorgi, Paolo Del Rosso dell'Hotel Rigopiano e per i vice prefetti Salvatore Angeri e Sergio Mazzia. Complessivamente, per i 30 imputati al processo per la tragedia dell'Hotel Rigopiano, il pool di magistrati della pubblica accusa ha chiesto oltre 152 anni, oltre all'indennizzo di 7.000 euro per la Gran Sasso Resort, società proprietaria dell'hotel. Richieste esemplari che incontrano la piena soddisfazione dei parenti delle vittime, che ora saranno valutate dalla giudice Gianluca Sarandrea, non prima di aver ascoltato le parti civili e gli avvocati della difesa. Quello che si dice in udienza, ma poi sarà il giudice a valutare. Vi sono i diritti della difesa, la presunzione di innocenza. Il pubblico ministero presenta le proprie richieste in base a le proprie convinzioni a seguito delle indagini che ha svolto tutto l'ufficio. Io poi rappresento questo ufficio da un anno, ma ci sono state le indagini svolte dal collega Papalia, dal procuratore Serpi, la collega Benigni che si è affiancata a noi. È una valutazione che ha fatto tutto l'ufficio. Prima delle richieste, in mattinata, i PM Papalia e Bellelli hanno affrontato altri temi relativi al complesso quadro dell'accusa, già ampiamente illustrato ieri dalla PM Anna Benigni, in particolare le responsabilità della prefettura che avrebbe comunicato l'apertura della sala operativa e del centro di coordinamento provinciale per l'emergenza 2 giorni prima dell'effettiva attivazione. E sulla delicata ipotesi di depistaggio avrebbe fatto scomparire le tracce della richiesta di aiuto del cameriere dell'hotel Gabriele D'Angelo per sottrarsi, come ha detto Bellelli, alle proprie responsabilità. Il procuratore capo Bellelli ha ricostruito in maniera dettagliata e precisa tutta la vicenda e ha appunto posto l'accento su la chiamata delle 11:38 che Gabriele D'Angelo fa alla prefettura per una durata di 230 secondi. Per chiedere aiuto, per chiedere di liberare la strada, perché tutti volevano andare via da quell'hotel. Non solo non è stato ascoltato, ma quella telefonata è stata stralciata. Sì, purtroppo Gabriele D'Angelo è morto 2 volte. La prima volta sotto la valanga, la seconda volta è morta quando le autorità competenti non solo non hanno gestito l'emergenza, ma addirittura dopo la tragedia hanno insabbiato la telefonata che Gabriele D'Angelo aveva fatto alla prefettura.